Valdo di Bonaventura, dopo la presentazione ufficiale della sua candidatura con Azione per le regionali 2024, apre la sua sede elettorale. Una volta alla settimana si dedicherà all'ascolto dei cittadini. L'assessore al Comune di Teramo sottolinea l'importanza di cambiare rotta in regione con il professor D'Amico, candidato presidente. Bisognava aprirla anche perché poi comunicheremo che un giorno a settimana sarò qui per ascoltare i cittadini. Inizio un nuovo percorso, speriamo che porti a risultati importanti. Comunque, il risultato più importante è contribuire alla vittoria di Luciano D'Amico. Quello è il mio obiettivo. È una persona che stimo e apprezzo, che conosco da tempo e sono convinto che potrà far bene per la nostra regione. Quindi, da lì si parte. Lavorare, impegnarsi per portare la vittoria a Luciano D'Amico, quello deve essere il primo obiettivo. Forse qualcuno se ne dimentica, ma quello deve essere il primo obiettivo. Mi sembra che la situazione attuale della nostra regione è piuttosto bruttina perché ci sono tanti problemi da affrontare, cioè, soprattutto quella della sanità. Adesso all'ultimo momento vede che fanno un cambio, ben venga, ma si doveva fare prima, si devono trovare soluzioni alternative alla situazione drammatica delle liste d'attesa. Ci sono sicuramente strumenti da mettere in campo per cercare di risolvere questi problemi. Poi c'è il problema dei giovani che vanno all'estero a lavorare perché qui non hanno possibilità di lavoro. C'è il problema di affrontare la situazione ambientale, della nostra valorizzazione, del nostro territorio. Qui in questi 5 anni non abbiamo visto iniziare un nuovo lavoro. Si parlava del recupero con il masterplan del vecchio manicomio che D'Alfonso ha fatto finanziare, invece di portare avanti, diciamo, la progettazione e tutto il resto, hanno tolto quelle risorse, sono state destinate ad altre cose, quindi dimenticandosi del grave problema che c'è da affrontare, che è quello della sanità, che sta portando drammaticamente alla preoccupazione di tanti cittadini che già hanno difficoltà alla fine del mese a pagare le utenze che purtroppo si sono raddoppiate.